Lo sciopero è il 1º marzo del 44 e non è uno sciopero spontaneo. Cioè, naturalmente nasce dalla situazione che c'era, perché non c'era di cibo, c'era poco cibo, c'era la guerra, i bombardamenti, insomma. Quindi c'erano tante, c'era l'occupazione nazista, c'era il rischio di incappare nei rastrellamenti e di finire inviato nei campi di lavoro tedeschi, perché la Germania aveva bisogno di manodopera e la raccoglieva involontariamente anche, ma anche in questo modo qui. E quindi c'erano indubbiamente moltissime ragioni, come dire, anche personali, no? Spontanee, diciamo, in qualche modo. Però lo sciopero per riuscire deve essere organizzato, questo sempre. Già nel 1943 ci sono stati degli scioperi, ma non hanno interessato la città di Savona. I fascisti e i tedeschi vengono a sapere prima di questo sciopero qui. Minacciano, dicono: guardate che se voi fate sciopero noi lo consideriamo sabotaggio, e per il sabotaggio c'era la condanna a morte o la deportazione, insomma. Quelli della fabbrica erano stati in qualche modo rassicurati dall'organizzazione partigiana che sarebbero stati tutelati. Però accade qualcosa per cui, se c'era un'idea, io non sono in grado di dirvelo con esattezza, che le organizzazioni partigiane potessero intervenire per impedire quello che poi è successo, accade qualcosa per cui questo non avviene. Quello che succede è che gli operai, che erano stati ovviamente preparati, il 1º marzo del 44, quando suona la sirena, perché tutti i giorni facevano la prova della sirena d'allarme, alle 10 di mattina facevano questa prova. Quando suona la sirena delle 10 si fermano tutti e rimangono vicini alle macchine, una specie di sciopero bianco, insomma. Ecco. Però comunque fascisti, bersaglieri, che erano i bersaglieri della Repubblica di Salò, che erano presenti qui, Savonese, i tedeschi, insomma, intervengono, mettono in colonna questi lavoratori e poi fanno in qualche modo una scelta e ne arrestano molti. Qualcuno riesce a svicolarsi, a fuggire in quel momento, però, insomma, più tanti vengono presi, vengono portati a Spotorno, alle colonie Merello, l'istituto Merello, che c'è una sorta di concentramento, diciamo, viene usato dai tedeschi e dai fascisti per questo. Vengono tenuti lì, poi nei giorni successivi qualcheduno viene liberato, ma la maggior parte vengono poi portati, caricati sui treni e mandati in Germania. È stata una delle pagine più tragiche, più brutte, insomma, di questa storia, perché quelle lotte lì erano importanti, erano fondamentali, perché è questo tipo di lotte, già quelle del 43, ma poi queste del 44, segnano l'inizio della fine del fascismo, no? I fascisti già in parte si erano resi conto di non avere più il sostegno popolare, no? Perché la gente non voleva più la guerra. E questo rende comunque i fascisti e anche i tedeschi più crudeli, perché hanno da scaricare l'odio che si è. E l'odio crea altro odio. È un dato però che Savona, come altre città, è stata liberata dai partigiani. Perché ed è stata liberata il 24 aprile, perché c'erano comunque gruppi di fascisti appostati in zone che facevano resistenza, cecchini sui tetti, tutta la zona di Piazza Mameli, via Paleocapa, ce n'erano molti di questi, insomma, e hanno fatto dei morti, insomma. Quindi ci sono stati dei forti combattimenti. Le SAP sono state in prima fila, naturalmente, e poi le formazioni partigiane sono arrivate, però le prime che hanno agito sono state le SAP.
Le SAP svolgono un ruolo naturalmente molto, molto importante perché poi sono quelli che hanno collegamento con la fabbrica, con le persone che sono in fabbrica e che operano in fabbrica, insomma, perché comunque anche all'interno delle fabbriche, delle grandi fabbriche, e l'ILVA indubbiamente è la più grande che c'è a Savona, anche lì sono presenti dei nuclei, di resistenza. Sono magari cellule del Partito Comunista, oppure sono comitati che raggruppano anche altre persone di altre formazione politica, di altro orientamento politico. Sono quelli che organizzano, perché dalla fabbrica escono armi, escono materiale che può servire alle formazioni partigiane di montagna, e escono anche uomini, quando questi uomini che sono impegnati sanno in qualche modo di essere individuati, e il loro sbocco è quello di trasferirsi in montagna. E le SAP fanno questo lavoro, appunto, anche in alcune occasioni lavoro di sabotaggio, a volte collaborano con le formazioni di montagna, oppure le SAP raccolgono informazioni o raccolgono vestiario, armi e le portano alle formazioni di montagna. Quelli che sono nelle SAP sono nella stragrande maggioranza persone che lavorano, studiano, che quindi hanno una copertura perché hanno la famiglia, hanno la casa, quindi possono vivere in città. Naturalmente non sono, possono essere scoperti comunque perché c'è comunque. Ci possono essere delle imprudenze, così come ci possono essere, ci sono delle persone che fanno la spia, insomma, persone che non sono necessariamente militari, fascisti o nazisti, ma che però fanno cose di questo tipo, per soldi soprattutto. Le fabbriche erano il luogo dove la formazione politica era più elevata, no? La maggior parte delle formazioni partigiane in Italia, cioè quindi centro-nord Italia, erano formazioni garibaldine. Quindi le formazioni garibaldine erano formazioni costruite dal Partito Comunista. Quindi questo vuol dire, anche per poi, diciamo, quella che oggi chiameremo la rappresentanza sociale, era nel mondo del lavoro, cioè questo. Indubbiamente, per cui nelle fabbriche c'era l'organizzazione politica più forte e c'era la formazione anche politica, culturale politica più forte. Questo è un dato. Savona è stata una delle poche città italiane che hanno subito appunto una serie di attentati di chiara marca fascista, perché vedete, quando non si riesce ad individuare da un punto di vista giurisdizionale il responsabile o i mandanti, e quindi a capire attraverso quella via perché ci sono stati quei fatti, quegli attentati, bisogna farlo sul piano storico. Del momento storico. In quel momento storico, a chi serviva creare uno stato di tensione, di paura, no? Di sfiducia nelle istituzioni, eccetera? Serviva alle forze reazionarie. La prima bomba scoppia nel portone del senatore Franco Varaldo. Però, se si va al portone successivo e rimangono questi due portoni, a fianco del Cinemastor, uno prima provenendo dalla stazione, uno prima provenendo dal porto, nell'altro portone c'era la Federazione del Partito Comunista Italiano. Quindi l'obiettivo avrebbe potuto anche essere quello. Comunque certamente era quello di creare un clima di terrore nella città. In un primo tempo indubbiamente c'è stato un richiudersi in sé naturale di fronte a questi fatti. Ma immediatamente, quando si è capito che non era un fatto isolato quello della prima bomba, ma che c'era l'idea di
di continuare da parte di chi stava compiendo quegli attentati, si è messo in moto un grande movimento organizzato dal sindacato, organizzato dai partiti, anche qui soprattutto i partiti che erano più organizzati, e questo ha portato a lanciare ripetutamente appelli alla popolazione perché non si chiudesse in casa. Io ricordo benissimo che ogni volta che facevamo una manifestazione, quello che gridavamo attraverso i microfoni, gli altoparlanti o anche così a voce, nessuno si chiuda in casa, perché chiudersi in casa voleva dire essere sconfitti, insomma. Nella città, ma vorrei dire anche un po' oltre la città, si sono iniziati a costituire quartiere per quartiere dei nuclei di cittadini che svolgevano una funzione di vigilanza davanti alle scuole, di sera in giro per il quartiere, e quello è quello che poi ha dato vita ai comitati di quartiere, poi degli anni successivi, no? Ma non solo, ma tante altre iniziative, cioè iniziative di comunque partecipazione. Quelle vicende, che comunque un prezzo l'hanno fatto pagare, non illudiamoci, e nello stesso tempo però hanno dato vita, hanno rafforzato l'idea democratica antifascista che c'era nella popolazione. Quindi la reazione della città alla fine, se bisogna fare un conto, è una reazione positiva, insomma, una reazione che rifiuta la paura. Probabilmente Savona era stata scelta come terreno di prova, no? Vediamo cosa succede a Savona, per la storia anche che Savona aveva, per capire se questa strategia poteva essere portata avanti anche da altre parti. Invece a Savona questa strategia è stata sconfitta, anche se non si è mai arrivati a una verità giudiziaria. Io non ricordo una situazione in cui la città fosse invivibile per la presenza, per una sorta di militarizzazione, insomma. Certo, c'era la presenza e quindi c'erano dei controlli, ma questa era la funzione che potevano svolgere. Certo, si fossero impegnati molto di più sul piano investigativo, senza probabilmente farsi condizionare da qualcheduno, magari sarebbe stato meglio, però quella presenza c'era. E poi c'era collaborazione con le forze dell'ordine, c'era collaborazione. Io ricordo personalmente di aver avuto, ma io come altri, essere andato a parlare con uno o con l'altro per capire o per dire, perché anche noi insomma cercavamo di capire cosa c'era, cosa non c'era. Se c'era qualche cosa di altro che si poteva inserire in quella vicenda. C'erano dei rapporti di collaborazione molto stretti, c'erano di mezzo giornalisti, c'erano di mezzo sindacalisti, uomini della politica, uomini delle forze dell'ordine. La manifestazione davanti alla prefettura, per modo di dire, perché tutte le vie adiacenti erano stracolme di gente. Si calcola più di 30.000 persone in piazza, una cosa così non si era mai vista e mai più si vedrà a Savona, perché è molto improbabile, insomma. C'era tanta gente che veniva da fuori, intendiamoci, in segno di solidarietà con Savona, anche da parti lontane dell'Italia. Io mi ricordo uno striscione, mi pare Fion di Palla, avevamo i brividi, avevamo le lacrime agli occhi, eravamo... Non sapevamo come esprimere, perché non ci aspettavamo una cosa del genere, nessuno si aspettava una risposta di quella natura lì. Questo voleva dire che chi aveva lavorato bene, voleva dire che non solo aveva lavorato bene in quel momento, ma anche negli anni precedenti, no? Quindi questa è stata indubbiamente una cosa grandiosa. Poi si dicono delle cose del prefetto.